much as you're doing now. Well, he's not faking. Not that one. I'll talk to the judge and see if I can get him moved to the secure wing at Arkham. I can't treat him here. Ehi, ma l'avete riconosciuto? È Cillian Murphy, l'attore che sta avendo un grandissimo successo col film appena uscito negli Stati Uniti, Oppenheimer, quello riguardo la bomba atomica. Tra l'altro è un attore molto apprezzato dal regista Christopher Nolan, e infatti oggi ve ne andrò un po' a parlare, così vi racconto un po' la sua evoluzione a livello cinematografico, insomma un po' anche della sua vita. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. Il nostro Cillian è nato nel maggio del 76 in Irlanda. Dopo aver inizialmente intrapreso una carriera da musicista, inizia a recitare in teatro e a prendere parte anche a alcune pellicole irlandesi alla fine degli anni 90. È principalmente noto per aver preso parte al film 28 giorni dopo nel 2002, Intermission nel 2003, Red Eye nel 2005, Sunshine nel 2006, A Quiet Place 2 nel 2020. Nel 2005, come vi avevo anche detto prima, inizia pure a collaborare col regista Christopher Nolan, interpretando lo spaventapasseri nella trilogia del Cavaliere Oscuro, quindi Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno. Grandissima interpretazione. E negli anni a seguire prese parte anche a Inception, dove si ha a che fare con i sogni dentro i sogni, quindi trip mentali assurdi, e anche a Dunkirk, dove interpretava un soldato nella Germania nazista del 1940, fino ad arrivare al 2023, anno in cui va a interpretare Oppenheimer nell'epopea biografica appunto di nome Oppenheimer, basata comunque sull'invenzione della bomba atomica. Quindi siamo molto in hype per questo film, perché potete solo immaginare l'argomento importante di cui tratta. Ora negli Stati Uniti è già uscito e sta facendo un po' una competizione con Barbie, il Barbenheimer, però comunque purtroppo ovviamente non sta vincendo, perché Barbie è a dei livelli molto più alti. Però in ogni caso lo attendiamo moltissimo, perché secondo me sarà una grandissima pellicola. E per quanto riguarda invece la televisione, sta avendo un grandissimo successo con la serie Peaky Blinders, che ha fatto anche molteplici stagioni, di cui la sua performance in questa serie rimane a dir poco unica. E tra l'altro è proprio grazie a questa serie che l'attore è tornato a mangiare carne, dato che il ruolo lo prevedeva, che fino ad allora diciamo che si era dichiarato vegetariano. Comunque a livello personale è una persona molto riservata, non ama diffondere tante notizie di sé agli altri, è molto chiusa, nonostante comunque abbia tantissimi amici attori, Liam Neeson, Sean Farr e così via. In ogni caso, per quanto riguarda la fama, preferisce sempre non girare film ad Hollywood, ma rimanere in un ambito europeo. È un attore abbastanza particolare, però ce ne dovrebbero essere di più così, perché sembra che sia un VIP che non voglia fare troppo il VIP, una cosa del genere. Nel 2020 una rivista l'ha persino nominato come miglior attore cinematografico irlandese, quindi posso solo dirvi quanto possa essere acclamata la bravura di questo attore. Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale, l'attore si è sposato nel 2004 con l'artista irlandese Yvonne McGuinness, conosciuta ad un concerto qualche anno prima, e i due hanno avuto anche due figli, quindi per quanto riguarda la famiglia non è messo male il nostro Cillian. E ora non ci resta comunque che aspettare il suo ultimo filmone, che arriverà verso i giorni finali d'agosto, e comunque potremo giudicare anche meglio la sua pellicola. La pellicola di Christopher Nolan. Deve sempre fare questi film intripposi dove devi usare la testa per capire le cose, però comunque hanno sempre una logica, e ora non vedo l'ora poi di parlarne insieme a voi. Io comunque vi ringrazio per aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto, che abbiate trovato interessante questa un po' evoluzione, questo personaggio, questo attore a mio parere bravissimo e molto acclamato dal pubblico. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, seguiteci sui social, iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!